Eccomi qua. Questa è la posizione che ho, vedete? Ho anticipato l'ingresso perché prima ho visto il mercato che accelerava in giù, Fiat Index è andata a 96 e poi è rimbalzato subito a 99. L'ho guardata qua, vi posso assicurare che in questo movimento che è da 96 a 99 e mezzo non hanno scambiato praticamente nulla. Andate, ho toccato, si sono tolti. Quindi di conseguenza mi sono riposizionato a 96, me le ha date a 96 e adesso è sceso. Ed è a 92,5, perdo 45 euro. Provo a aspettare un attimino perché vedo che il future un po' alla volta sta rimbalzando. Prismian, qui le avevo prese, me le ha date 97. 90, su 1.500 me ne ha date 97, ok? Sono rimasto lì, è andata da 79 a 82 e poi quando ho visto il mercato scendeva sono riuscito a tagliare all'80 a fare un tick, perché adesso siamo fermi a sti livelli qua, ci mettiamo in denaro e non ci eseguono. Allora qual è il problema? Il problema è che voi sapete bene che ci sono due modalità di inserimento ordine, o meglio, gli ordini sono sempre gli stessi, però il modo di inserire l'ordine, ovvero mettersi nella colonna del denaro, che è questa, e aspettare di essere eseguiti, piuttosto che andare a colpire la lettera dove qualcuno vende, denota un certo tipo di atteggiamento. Nel primo caso sono più passivo nei confronti del titolo, aspetto che qualcuno me le venga a vendere, ok? Nel secondo caso invece sono più aggressivo, vado io a comprarle, cioè faccio io l'azione. E questo denota il fatto che io cerco di essere aggressivo, come Roberto quando prima vi diceva porto via tutto quello che c'è, va a prendere direttamente in lettera, è lui che fa l'azione, è aggressivo. Il fatto di essere aggressivi in questo periodo qua, dove gli scambi sono veramente bassi, dove la reattività è veramente random, cioè ci può capitare che siamo aggressivi sul titolo giusto, il titolo va, siamo aggressivi e il titolo rimane fermo. Questa mattina vi dicevo quando il mercato è partito, se noi eravamo aggressivi su Finmeccanica stavamo lì. Ed è quantomeno frustrante vedere che il mercato parte e il titolo sta fermo. Ma sta fermo, vi dico anche me, non fa mezzo tick. Cioè, uno scalper fa sempre di necessità virtù. Il pane quotidiano è il tick o il mezzo tick. Se su Finmeccanica con 3.000 pezzi faccio mezzo tick, mi prendo 15 euro, vado fuori dalle scatole. Non è che gli si chieda tanto, gli si chiede il minimo sindacale. E delle volte il minimo sindacale in questo caso qua non c'è. Non c'è niente da fare. Non c'è, ok? Io personalmente ero molto aggressivo nei confronti del mercato, cioè preferivo aspettare che i titoli scendessero senza essere posizionati in denaro, poi andavo a colpire la lettera. E un po' alla volta in questo periodo sto cercando di cambiare questo mio approccio, cioè cerco di essere più passivo, cerco di vedere meglio i livelli, aspetto il livello, aspetto che mi colpiscono, se mi colpiscono, e poi vedo di gestire la posizione. Perché essendo aggressivi cosa succede? Che se non si riesce a prendere ad avere un buon tempo di ingresso e quindi un buon timing sull'operazione e non siamo seguiti comunque da altri volumi che entrano, perché ripeto non ce ne sono, ci esponiamo subito a uno stop potenziale in perdita. Se invece aspettiamo che ci colpiscano magari nello stesso livello dove abbiamo comprato, siamo coperti dei volumi e al massimo possiamo stoppare in pari, d'accordo? E quindi di conseguenza personalmente sto cercando di essere meno aggressivo, aspetto di più anche a costo di perdere l'operazione. Perché? Perché ho visto che tante volte la mia aggressività, ultimamente appunto, essendoci poca reattività, non viene assolutamente premiata. Questa mattina io ho provato a fare qualcosa e sono uscito dall'ufficio rabbioso. Allora, vi ricordate, io mi ricordo anche con Paolo a Milano, a Rimini, le aste di apertura, cosa ci diceva un po' di anni fa? Le aste di apertura sono momenti rischiosi. Perché? Perché c'è liquidità e volatilità. Allora, la volatilità è l'oscillazione del prezzo, no? In un intervallo di tempo. La liquidità è quanto facilmente si riesce a comprare e a vendere, d'accordo? E quindi gli esperti consigliavano che cosa? La prima mezz'ora di mercato stare fuori, perché è rischioso vedere la direzione che prende qua di là. Noi personalmente non abbiamo mai fatto questo, abbiamo sempre fatto anche le aste. Cosa è cambiato? Anche adesso la prima mezz'ora è rischiosa, ma perché non si muove niente? Se voi avete occasione di guardare alle 9 e 3 secondi, sì, i titoli non scambiano. Allora vi racconto cosa è successo a me questa mattina. Ho visto che i DAX e il nostro futuro pensavo che scendessero, perché gli americani da quando abbiamo chiuso ieri avevano ritracciato un pochettino, avevano chiuso positivo ma ritracciato un pochettino. Ho detto prova a vedere che cosa c'è da shortare. Ho messo degli ordini bassi su Mediobanca, però non tanto bassi. Allora
vi racconto, sono andato short su Fiat Industria 99,5, d'accordo? Che è stato il livello di apertura, 3.000 pezzi. Il mercato scendeva, Fiat Industria non scambiava, c'era il denaro, quindi la colonna di copertura, che era letteralmente scarica. Man mano che il mercato scendeva e vedevo che la mia posizione non prendeva forza, ho cominciato a prendere paura, perché ho detto, se adesso mi gira, magari qualcuno viene a comprare. E quindi cosa ho fatto? Ho stoppato in pari, che adesso questo è uno dei miei grossi limiti, lo riconosco. Delle volte, per non accettare di perdere due tip, stoppo in pari e l'entrata sarebbe giusta, ok? Appena ho stoppato, è andato a 91. Allora dopo lì cosa ho fatto? Ancora più arrabbiato, ho comprato a 91 2.000 pezzi, avevo fuori un ordine a 95,5 e 99,5. Il mercato è girato un po', ho fatto 95,5. Senza scambiare sono andati a 99,5, questi sono i primi 5 minuti. 99,5 sono andato corto e l'ho stoppato a 9,03. Così. In una pagina del ticker, che è questo, si vedeva tutta questa storia. Cioè, quello che era stato scambiato io lo vedevo esattamente qua. Il ticker sapete che cos'è? È questa tabellina che ci dice esattamente cosa succede. Adesso io ho tolto anche, cioè, sarebbe il tempo, prezzo e quantità. Cioè, ci dice all'istante tot, cosa è successo in questo caso in Fiat Industria, quanti pezzi sono stati scambiati e a che prezzo, d'accordo? Allora, se c'è liquidità, se ci sono scambi, o questo qua ci dà il ritmo dell'azione, ci dice che pezzi vengono scambiati, quanti pezzi, a che prezzo, e quindi vediamo un attimino come la situazione evolve. Il fatto di vedere la storia che vi ho appena raccontato in una pagina sola significava che proprio il titolo non aveva assolutamente nulla. E operare con pochi volumi è molto rischioso.